Signore e signori ben ritrovati nella serie del fantacalcio dopo due settimane Perché ho voluto aspettare così tanto Perché così vi facevo il video unico Asta di riparazione più terza giornata allora ben ritrovati in questo nuovissimo video Supportate al massimo Perché ragazzi dobbiamo mandare avanti la serie del fantacalcio Questo weekend avremo qualche video Oggi non so se ne uscirà un altro, non lo so Comunque ben ritrovati, il primo giorno di scuola per me Quindi ritorno ai video registrati a notte Il che è una roba che a me piace comunque Allora ragazzi Direi di partire. Abbiamo due fantacalci, uno è quello, è quello casuale, l'altro è quello che si sapeva. Le ho rinominati così. E allora, ragazzi, sapete cosa vi dico? E ripartiamo da quello casuale e vi vado a dire che cosa abbiamo cambiato. Allora, eh, svincoli al 100% del budget abbiamo cambiato l'applicazione perché siamo passati da Fantamaster a, a Lega FC. E questa è una cosa molto importante. Ma ci arriviamo. Allora, anzi, partiamo subito perché, ragazzi, Ricordate che io avevo chiamato Di, bar, di Pardo al posto di Del Prato? Ecco, a me hanno dato, cioè abbiamo cambiato applicazione e pa, Di Pardo è andato al Modena. Quindi non potevamo tenermi senza un giocatore e mi hanno dato il primo che hanno visto. E mi hanno dato ragazzi, solo Cocco. Coco. Ci arriviamo piano piano. Ma dunque, per correttezza, svincolo Coco a 1. Poi svincolo Godfrey a 5. Devrai a 4. Eh, eh, e poi svincolo, ah, questo in difesa. Poi svincolo Barak a centrocampo. Anche se l'ho tentato di tenerlo, però poi ho detto che cazzo ne faccio, quindi l'ho dato via. E poi meno male che l'ho dato via perché è anche andato al Pasa in Turchia insieme a Brecalo. E poi in attacco, ragazzi, ho svincolato Skamak e Osimen a 110. Partivo, ragazzi, da una base di. Eh, quanto? Eh, una 60, no, più un bel po' di soldi che mi rimanevano. E... Poi ci ho dovuto aggiungere quelli i svincoli e sono arrivato a circa 200, forse più di 200. Ma allora partiamo alla difesa. Vi ho detto che mi hanno dato solo il cocco, ok. Però mi hanno detto svincolalo perché comunque dovevi fare così perché te l'abbiamo dato a caso, e io me lo riprendo Coco 10 mio. Poi difesa. Abbiamo già BIOL Pavardi, Iovine Di Marco e Sazanov. Mi serviva qualche altro slot. Ho preso, ragazzi, a 1, ottimo, che porta buoni voti. E ho preso Emerson Royal a 1, che comunque me lo gioco come carta. Perché comunque già io ho una buona difesa perché ho Biol e Di Marco titolari, Hien dovrebbe essere titolare uguale. Emerson Royal mi prendo questo rischio. Jovine e Sazanov, Sazanov adesso per fortuna che è andato all'Empoli, potrebbe giocare molto di più. Quindi mi sono preso questo rischio. E ho anche Saul Coco che è titolare. Quindi, anche se ho tanti centrali, mi prendo il rischio. Prendo Emerson Royal, che è comunque un terzino, ma è un terzino teoricamente panchinato. Comunque, Iena 1 perché avevano tutti finito gli slot, infatti, ho preso questa tattica ovvero andare fino alla fine dell'asta. Emerso io e Iena 1 stesso motivo e quindi abbiamo finito la difesa. Centrocampo. Avevo svincolato, ragazzi, Barak. E prendo McTominay. Ragazzi, com'è possibile? Io ho il centrocampo Douglas, Luiz, Pulisic, Lovric, Pessina, Ramadani, McTominay, Zaccagni e Gendusi. Ho un centrocampo straordinario. Il centrocampo migliore della storia. Non capisco perché alcuni mi abbiano lasciati così in basso, ma questa volta per Mekta me ne ci sta perché l'unico che aveva gli esdorotti a centrocampo aveva 10 crediti e quindi quello lo poteva offrire e alla fine si è preso il culo e eh, l'ho preso io. Andiamo all'attacco. Scamacca svincolato, prendo Dall'Inga a 1, sempre lo stesso motivo, Finiti gli slot per gli altri. Mi prendo il rischio di Dall'Inga che sarà il mio quinto attaccante dopo, ehm, dopo Lukman, Taremi e Turam e prendo ragazzi ovviamente gli avevo puntato tutto vedo il mio amico che stava a fianco a me quanti crediti aveva perché sapevo che fosse lui quello con di più crediti gli guardo hai 140 crediti Lukaku 140 mio non ho neanche provato cioè non volevo perdere tempo ma dunque ragazzi io e Lukaku quindi poi a Lukaku ci pensiamo anche dopo ma dunque allora passiamo alla giornata corrente sfidavo ragazzi il facciamo calcio che avendo cambiato app mi hanno fatto rigiocare contro di lui ed era il mio amico a cui ho stilato, tra virgolette, Lukaku, tra parentesi Lukaku. Ma quindi lo risfido dopo che la volta scorsa ci avevo perso. Partiamo, ragazzi, dalla sua formazione. 3-4-3. Ocoglie. 6. Imbattibilità. 7. Eh, quindi iniziamo bene per lui. Ricordo, ragazzi, non modificatore, fasce di gol 66, 72, 78 e così via. Poi, difesa. Davidovic. 5,5. Meno 0,5 di ammunizione. 5. Vasquez 5 e mezzo, di Lorenzo 5 e mezzo. Ottimo inizio per la difesa, cioè a parte il portiere che poteva andare meglio, ma comunque la difesa è andata bene. Perché ha preso tutte le insufficienze, eppure da video, un'insufficienza abbastanza grave. Centrocampo a 4, abbiamo Duda, 6. A monito 5 e mezzo. Fagioli, 5 e mezzo, a monito 5. Strefezza, 6. E abbiamo Michel, 6 e mezzo, più assist, 7 e mezzo, va bene. Lo accetto, stava andando tutto, tutto troppo bene, annulla tra virgolette, le ammonizioni di Fagioli e duda. Passiamo allora all'attacco. Vitigna. 6. Kvarazkei. 6. Reteghi 5. Ammonito, 4,5, 63 e mezzo per lui che ha lasciato in panca Tengstedt. Quindi poteva fare un gol volant, poteva farlo, ma io sono stato bravo. E allora andiamo a vedere la mia formazione. Svilar, 6 gol. Non subito, anzi rete inviolata, scusate. 7. Di Marco, 6 e mezzo. Di Oll, 6 e mezzo, ha monito 6. Ok, buon inizio. Anche per il mod, se ci fosse stato, eravamo tutti. Salve Coco. 7 a rete. 3, 10. 7 più 3, 10. E quindi già qua iniziamo bene la partita, perché praticamente vi basta prendere tutti. 6, e ho fatto. Centrocampo. Zacchiani 6, ha monito 5 e mezzo. Pessina, 6 ha monito 5 e mezzo, Douglas Luiz 6. Pulisic da calcio 6 e mezzo, più 1, 7, mezzo. I tre d'attacco saranno Taremi, Lukman e Turan. Taremi non ha giocato. Lukman non ha giocato. Subentra solo Ike bravo, 5 e mezzo. Turam, però, ci ha caricati 8 più 6, 2 gol, 14. Il totale, ragazzi, non ve lo sto neanche a dire. Vinco 1-0 e sono felicissimo. Sono felicissimo, ragazzi. Sono felicissimo e stanchissimo. Sto felicissimo e stanchissimo. Poi, ragazzi, mi hanno detto, Solcoco, non, non ci avevamo pensato che in effetti giocasse. Ragazzi, che cazzo fate? Ma comunque, eh, me l'hanno tolto. E quindi hanno fatto subentrare Pavard, cioè alla fine si sono anche dimenticati e hanno detto vabbè, te lo lasciamo, cioè non so come si mettono Pavard al posto di un altro, ma comunque altri discorsi perché tanto avevo visto, io avevo già vinto. E quindi ragazzi, siamo primi in classifica a 6 punti, ma a me non basta perché io la rosa più forte di tutto il Fantacalcio e questo Fantacalcio va vinto. Passiamo allora all'altro Fantacalcio, ragazzi, se riesco a farmelo caricare, eccolo qua. Iniziamo subito, il Fantacalcio a 1000 eh, crediti. Io adesso switcho alla pagina del, del mio quaderno del Fanta e partiamo subito. Perché ragazzi, avevamo, eh, io partivo con 357 eh, crediti, ma con gli svincoli ne ho fatti di più. In porta svincolo De Gea a 10. De Gea svincolato unicamente per prendere crediti. Poi in difesa piazzo via Pongracic a 8, che mi, quindi mi torna 8 crediti. Politano, decido di sacrificarlo. Il centrocampo è ottimo, decido di sacrificare lui 30 Fanta milioni lo sacrifico in attacco, ragazzi. Ho fatto una mossa un po' di marketing. Io sapevo che avevi speso tanto in questa rasta di riparazione, quindi decido di dire: Va bene, questo qua voleva a piccoli a tutti i costi. Io gli dico: Te lo do a 10 adesso, e tu mi dai altri ehm, 25-30, non mi ricordo. Ehm, All'asta di riparazione, ci sto benissimo perché tanto a me serve anche. Quindi gli do piccoli e mi libera uno slot. E poi abbiamo beni che vi ricordo che io ho scambiato per. Eh, non reteghi ma ne avevo scambiato per un altro perché ne ecco per prendere tanti crediti e quindi passiamo all'attacco anzi passiamo a quello che fate fatto vado con un totale di 435 quello con più crediti in assoluto in porta finiscono tutti gli slot decido per lottare per Montipore vi ricordo fatagaggio già 8 difesa abbiamo svincolato Pongracic e prendo fatemi vedere un attimo Ermoso a 1 perché tutti abbiamo finito gli slot Abbiamo il centrocampo svincolato Politana 30. Prendo Fazzini a 1. Arriva l'attacco, ragazzi, con 432 crediti totali. E allora, qua ve li sveglio subito. È caduto il tablet. Avevo due obiettivi: Pinamonti e Lukaku, Lukaku 225. Monti 207, rimango con 0 crediti, ma io mi porto a casa due che volevo e che mi dovranno caricare insieme a De Keteler, De Keteler, Noslin, poi e Tengstedt. Vabbè, non mi affido tanto, mi dovranno carriare a attacco. E questa quindi sarà la rosa, suppongo definitiva. Passiamo, ragazzi, all'altra partita contro colui che ha vinto l'ultimo fatta calcio con le ciabatte, diciamo così. Allora, direi allora di partire da lui, che schiera un 3-4-3. Provedel 5, meno 2, 3. Valeris, senza voto. Chi gli subentra, gli subentra Pablo Mari 6,5. e 5,5. Di Lorenzo, 5,5. Zaccani, 6, Ammonito, 5,5. Pulisic, 6,5. Assist, 7,5. Male. Dennis Malt, 6. Cobaines, 5,5. Goodmanson non gli gioca, gli subentra Dallinga, 5,5. Ildiz, 6,5. Farazchelli, 6. Mezzo. Per un totale di 63. Passiamo alla mia squadra. E quindi ragazzi qua si mette bene. 6 e mezzo. Mignano. Due gol subiti. 4 e mezzo. Lo accetto. Poi. Eh, di Marco. 6 e mezzo. Martinez quarta. 6. Nova, 5 e mezzo. Ederson. 5. Politano. 5 e mezzo. Persina. 6. Amorito. 5 e mezzo. Orsolini. 5. Il trio d'attacco. Piccoli, consigliato da tutti al Fanta 5 De Ketel senza voto, Nosny se senza voto. Entra Tengstedt, 6,5 più 3 a Monito. Quindi fa 9. Poi Ampallo 5,5. E, e quindi, ragazzi, non riesco purtroppo a vincere questa giornata di Vanta. Cioè, bastava semplicemente che almeno Orsolini prendesse un 6 a. Cioè, potevo senza alcun dubbio fare di più Perché lui aveva avuto prove del 3 Non aveva avuto nessun bonus Tranne Pulisic 1 Che peccato Che peccato, ragazzi E comunque, questo Fanta non è iniziato male Perché, comunque, quanto siamo in classifica? Siamo primi, mi sa No, sono secondo a 4 Gli altri sono tutti a 7, i primi 3 E la prossima, ragazzi, contro chi la gioco? La gioco... Fatemi vedere chi è. Ok, è Ah, sdrogo. Scuro, sdrogo qualcosa che ha ah, tre punti, eh, a quattro punti. Quindi vediamo cosa fare. Poi con Lukaku e Pinamonti mi auguro che sia un'altra situazione. Ma detto questo, il video del Fanta finisce qua. Io come sempre vi invito, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Supportate!